essendoci oggi più gas di un anno fa a questa stessa ora, perché paradossalmente in questo momento gli esportatori fanno fluire più gas nelle pipeline, c'è un insensato aumento di un fattore 5-6 dei costi rispetto a un anno fa. Questo non solo determina un prezzo anomalo della concorrenza del gas usato per riscaldamento, ma anche della generazione di energia elettrica, termoelettrica, quindi influenza il costo dell'elettricità. Non solo, influenza una serie di processi, come per esempio la raffinazione, quindi alla fine ce lo troviamo anche sul costo dei carburanti da trazione. È ovvio che bisogna veramente pensare a un sistema intelligente, equo, per fissare un prezzo del gas, perché questo è quello che poi genera la filiera dei costi dell'energia, sia per aziende che per noi.